Ci troviamo a Rionero in Vulture, storico comune che si trova a ridosso dei famosi laghi di Monticchio. Dire Rionero significa parlare interamente del Vulture, delle sue ricchezze eh, di storia, di arte, di cultura e soprattutto il riferimento va a quel Carmine Donatelli Crocco che eh, andò scorrazzando in tutto il Mezzogiorno d'Italia durante l'epoca post-unitaria. Insomma, tanto da scoprire in questo centro che guarda al passato e al presente, ma anche ad un futuro che passa sicuramente attraverso grandi attrazioni. Rionero in Vulture, ne parliamo con il vice sindaco Vito Giuseppe D'Angelo e mh, dire Rionero in Vulture significa parlare del vulture, di questo territorio ancora tutto da scoprire con le sue ricchezze naturali, ambientali e dei prodotti, l'aglianico, le acque minerali, eh, si guarda al presente e al futuro con eh, il CROB, importante centro dell'endocrinologia, insomma tanto da scoprire in questo centro del vulture. Effettivamente Rionero per la collocazione strategica si trova proprio all'ingresso della Basilicata e che viene dal nord chiaramente eh, è il primo posto che incontra quindi Merionero Melfi e quindi diciamo, l'ingresso di questa nostra regione. Sicuramente è un punto nodale anche per quanto riguarda diciamo, l'economia e, 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 e il resto, chiaramente il nostro paniere, un paniere ricchissimo di prodotti enogastronomici che potrebbe ancora di più essere valorizzato e se sta facendo già tanto si farà ancora meglio, credo e Quindi, attraverso l'Agliano del Vulture, che è una DOCG di fatto, attraverso le, diciamo, i, prodotti, ehm, i prodotti anche del miele, che spesso sono poco conosciuti in questo nostro contesto territoriale, perché bisogna cominciare a guardare ad aree vaste e non più all'ombra dei propri campanili. Quindi, anche diciamo, l'area di Ripagandi, dove ci sono grandi coltivazioni di miele. Che era e poi l'Orio del vulture è insomma, molto importante, quindi darà polla a venire in giù. Quindi diciamo è un contesto diciamo, ambientale, economico e direi anche storico molto, molto importante, molto affascinante, quindi diciamo che aiuta a chi arriva immediatamente a conoscere i valori di questo nostro territorio, di questa nostra regione. Abbiamo il parco delle acque minerali con queste nostre sorgenti, anche se vivono alcuni momenti di difficoltà però anche qui superabili, chiaramente concretamente c'è bisogno di, di aiuti, di vicinanze in questo momento, di investimenti per poter far ripartire anche il motore economico di questa nostra regione che potrebbe essere quello diciamo, agroindustriale eh, agro, agro nella sua completezza. Prima di parlare del futuro parliamo della storia perché qui ce n'è tantissima. Dire Rionero significa affacciarsi già al IV secolo a.C., epoca romana, poi gli Svevi, Dangio e si arriva inevitabilmente, potremmo dire, all'epoca eh, borbonica e all'epoca dell'unità d'Italia. Dire unità d'Italia significa parlare di una persona importantissima, Carmine Donatelli Crocco, che è la figura emblematica del brigantaggio unito eh, a Rionero insieme ai, ai tanti briganti che erano qui. Ehm, eh, a far la spola verso tutti i centri dell'intero Mezzogiorno, partirono proprio da Rionero, un comune che è sempre mh, stato famoso per questi moti, se vogliamo, anche dal, dal carattere delle persone che, che vi fanno parte. Gli elementi caratterizzanti sono da una parte Fortunato, dall'altra parte eh, Carmine, Carmine Crocco, chiaramente. Noi sul brigantaggio post-unitario, che è un qualcosa che va ancora, secondo me, analizzato ancora a fondo, sviscerato, eh, abbiamo messo su un museo multimediale molto molto interessante con tutti i touchscreen in cui ripercorriamo diciamo, il brigantaggio attraverso fonti storiche chiaramente, quindi università, eh, approfondimenti tematici. In particolare eh, c'è una sala dedicata alle brigantesse che poi è un fenomeno. Ancora non approfondito, quindi c'è una sala dedicata a tutte le brigantesse che avevano un ruolo molto importante diciamo, hanno avuto un ruolo molto importante nel brigantaggio post-unitario. Adesso il museo che abbiamo, avevamo sistemato giù a Palazzo Fortunato lo stiamo spostando perché abbiamo recuperato, grazie ai fondi della Regione Basilicata e alla sovrintendenza, abbiamo recuperato una vecchia grancia o grancia, come si dovrebbe dire più propriamente, eh, che era nel tempo negli inizi adibita è stata adibita a carcere borbonico e quindi abbiamo recuperato questa struttura. Sguardo al futuro anche con Matera capitale della cultura per il 2019, ci crede anche il comune di Rionero e Multore. Noi ci crediamo perché crediamo che questa sia un'opportunità non solo per Matera chiaramente ma per tutta la regione basilicata, e per l'Italia e anche perché Matera insomma, si trova su un'area che va verso il Mediterraneo, tu dicevi guardiamo al futuro, quindi diciamo verso quello che un è un bacino ancora non emerso totalmente sotto molti punti di vista. Quindi ci crediamo in queste candidature, abbiamo dato il nostro sostegno con delle azioni concrete, abbiamo organizzato già diciamo, insieme all'Istituto Isabella Morra di Matera, eh, il Comprensivo Granata e il Carlo Levi di Rionero delle iniziative sempre pro Matera. Eh, abbiamo ospitato il, il biking formatera Kenny Riches eh, che ha fatto da Pari Nero, venuto dall'Inghilterra, quindi con azioni concrete abbiamo anche messo in piedi e sottoscritto un protocollo di intesa con, con Matera proprio per dare il nostro contributo attraverso azioni chiaramente organiche eh, che porterebbero sicuramente... Ehm, beneficio non solo diciamo culturale ma anche economico a questo nostro territorio, quindi siamo molto felici di esserci, vogliamo dare il nostro contributo al massimo perché si realizzi Matera capitale della cultura 2019. Michelino Verde, presidente della Proloco di Rionero in Vulture, tante attività insieme anche all'amministrazione comunale per valorizzare questo centro ricco di storia. Ebbene, eh è l'obiettivo che si prefigge una Proloco, no? E purtroppo i tempi oggi sono cambiati, quindi le risorse finanziarie sono scarse e ci limitiamo a fare quelle cose che hanno un costo molto ridotto, ma il nostro lavoro, che è quello di promuovere il territorio, lo, lo facciamo con i, gli strumenti informatici e con delle attività così che costano poco. Eh, lei immagina un po' che noi. In 15 anni, 16 anni abbiamo fatto una serie di, di attività eh, che eh, sono state anche come dire, itineranti. Eh, no? eh, abbiamo portato alcuni, alcune manifestazioni tipo Modeland, tipo ehm, il gioco degli scacchi in. in in abiti cinquecenteschi, simulando una partita no? a Vaglio, eh, a Lago Pesole a Moliterno pure siamo stati. No? Eh, basti dire che noi abbiamo nella nostra sede qualcosa come 500 vestiti. Sembra un po' un numero esagerato sul brigantaggio. Parliamo delle, di queste pubblicazioni che sono molto molto importanti. due pubblicazioni, una eh, Memorie lucane sono sette manografie su Giustino Fortunato e l'abbiamo presentata a Roma, nella sede della Regione Basilicata. Relatore, il noto eh, di lungo corso, giornalista e scrittore Giovanni Russo, Giovannino Russo, si fa chiamare, il quale nel 1999 aveva presentato in Gambidoglio una relazione proprio su Giustino Fortunato di cui mi ha fatto omaggio no? ed è un uomo che, devo dire la verità, è uno dei tanti illustri personaggi che ha un interesse particolare, una stima particolare per il nostro Don Giustino. Poi abbiamo pubblicato anche un libro sulle, sulla, sul culto della Madonna del Carmine, la festa patronale come in tutti i paesi ha una... una, una una funzione, una, una rilevanza particolare, eh, lei sa che vengono pure eh, i, i compaesani rioneresi, nella fattispecie da Milano, per vivere le emozioni che suscita una festa paranormale e poi la storia anche della Confraternita. Questo per tramandarla ai giovani e per far capire che eh, Rionero poi ha dei valori. Ha, eh, come dire, eh, una serie di, 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 di eventi e, e di situazioni che vanno tramandate, che vanno come dire, su cui bisogna riflettere per dare anche ai giovani la possibilità di capire. Eh, il loro paese e di capire pure il passato di questo paese. Per, abbiamo un ricco programma quest'anno e c'è anche il 4 di settembre con l'amministrazione comunale un, un inizio di un programma che vogliamo realizzare su Giustino Fortunato. Il nostro fiore all'occhiello è, è Il presepe vivente. Per due anni, il 2009 e il 2010. Abbiamo costituito una sorta di consorzio con le, i presepi della, della Puglia, della, eh, della Calabria e eh, della Basilicata. Oltre a noi c'era anche Tursi. Dottoressa Luisa Lovaglio, direttrice della Biblioteca Giustino Fortunato del Comune di Rionero in Vulture, uno scrigno al suo interno, tanti volumi eh, riferimento all'antichità e poi una parte moderna che è attualmente consultabile. E certo, sì, abbiamo il fondo moderno consultabile eh, dai giovani e un po' naturalmente da tutti circa 5000 volumi della sezione basilicata, consultabile naturalmente soprattutto per studiosi coloro che fanno le tesi universitarie e poi un bel malloppo di quasi 11000 volumi del fondo della famiglia Fortunato, un lascito che ci è stato fatto nel 1973 quando acquistammo proprio come amministrazione comunale il palazzo e quindi eh, all'interno anche questo fondo che si divide tra biblioteca vecchia e nuova. Nuova perché è un patrimonio costituito proprio da Giustino Fortunato, vecchio perché è il patrimonio di tutta la famiglia e sono circa 5500 volumi che partono dal Cinquecentine, seicentine, 700 e 800. Invece poi il fondo di Don Giustino naturalmente parte da fine 800. E novecento fino alla sua morte. Vice sindaco D'Angelo, ci troviamo in uno di quegli interventi di riqualificazione che sicuramente daranno lustro non solo a un'area ma all'intero comune di Rionero in Vultura. È un bellissimo intervento che è stato ricavato su quello che era in buona sostanza l'ex carcere di epoca borbonica che è stato in funzione non, non tanto tempo fa, fino a pochissimi anni fa. Sì, è stato in funzione fino agli anni 60 praticamente. Eh, questo, questa, questa struttura in origine era una grancia del monastero di Santa Maria degli Anci di Atella eh, e successivamente intorno all'Ottocento fu adattata a carcere borbonica e quindi la sua funzione la espletò fino a metà, se ricordo bene, degli anni 60 è una struttura che abbiamo riqualificata grazie alla Sovrintendenza che ringraziamo per il lavoro attento che ha fatto e chiaramente anche i fondi della Regione Basilicata che siamo riusciti a intercettare proprio per la ristrutturazione di questo luogo. In chiusura, per, proprio per ultimare questo viaggio all'interno del comune di Rionero in Vulture, come immagina il futuro di questo centro? Abbiamo parlato del passato, di questo presente, di quello che si vuole fare a breve, ma tra vent'anni, trent'anni, insomma, cosa regalare, cosa far vivere in futuro qui a Rionero? Guardare al futuro... Prima guardare al passato per conoscere anche meglio come articolare, articolare il futuro. Sicuramente quello che noi premi in questo momento è restituire a questa comunità un senso civico, il senso di appartenenza, che poi è quello che serve per sviluppare progetti, per eh, stare un po' maggiormente insieme. Quindi in questo momento storico economico così particolare mai vissuto dal, dal dopoguerra, è necessario ritrovare la forza di questi nostri territori attraverso la coesione, la sussidiarietà, attraverso la voglia di ritornare ad essere, ad essere presenti. Guardiamo al futuro con ottimismo, anche se ci sono molte situazioni in questo momento che forse raccontano altro, però siamo fiduciosi.